Dunque, sì, stavo parlando dell'uscita di Angela dal gruppo e precedentemente quella di Monica, che per me sono state un po' improvvise, sinceramente non mi aspettavo da nessuna delle due. Però, dato che adesso è fresca quella di Angela e ha fatto riferimento al gruppo Anima in Cammino, non vorrei si fosse frainteso il processo che io sto avviando con il gruppo parallelo di queste Anime in Cammino. In realtà Anima in Cammino nasce più o meno a Pasqua di quest'anno ed è un gruppo dove di mia spontanea volontà e sensazione inserisco persone che a mio sentire hanno dimostrato un interesse nel mettersi al servizio dell'antroposofia anche concretamente. Ora non si è ancora manifestato nulla perché in realtà soltanto alcuni di voi hanno dato un contributo, tipo Antonella mi sta dando una mano a gestire a volte alcuni eventi, Alessandro ha ricevuto un documento per il discorso del glossario. E presto penso gestire a lui un gruppo come questo. Però ecco, io lo sto creando perché mi sono reso conto che da solo non riesco ad andare molto avanti rispetto ai tanti progetti che abbiamo. E considerando che le finanze sono giuste, nel senso che non è che sono poche, comunque noi stiamo guadagnando e tutto quello che stiamo mettendo da parte, Antonella lo sa, sarà destinato alla creazione di un luogo sacro in Italia destinato all'antroposofia. Quindi l'obiettivo è appunto creare questo luogo e tutto quello che arriva, una parte ci vivo, un'altra parte lo investiremo insieme ad altre persone in questo luogo sacro. Al di là di questo, però, tutti i progetti che abbiamo, alcuni non li vedete nemmeno perché sono ancora in fase di creazione, vengono gestiti quasi interamente da me come organizzatore o proprio come dato di fatto. Non so se vi ho già fatto vedere i tarocchi, ma comunque stiamo ricreando i tarocchi diciamo, in una luce antroposofica. Io, per esempio, ho iniziato a Natale, quasi, no, quando era febbraio, sto ancora al numero 4, quindi, anzi, numero 3, perché il primo si inganna al numero. Quindi, ecco, ho bisogno di sostegno da parte di persone che credono in quello che sto facendo. E quindi, se mi permetto di dire tu sì, tu no, è semplicemente perché con chi ho detto di sì, ho percepito da subito una specie di trasporto anche rispetto alle intenzioni che si muovono in questo gruppo, al lavoro che stiamo facendo, ma anche in disparte, privatamente, con persone che mi contattano e parliamo, e a volte abbiamo fatto anche dei percorsi insieme, dove io sono andato fisicamente, a trovarli per fare dei lavori energetici. Ecco, detto questo, mi scuso con chi non è incluso in questo gruppo, ma non è una selezione i più bravi e meno bravi, semplicemente che piano piano io spero che tutti, dopo l'evento che faremo in presenza, saremo tutti inclusi in questo gruppo, perché nell'evento che faremo in presenza vi darò appunto dei compiti e chi li vorrà portare avanti bene, chi non li vorrà portare avanti, pazienza, va bene lo stesso. Quindi non la prendete a male, perché è un gruppo destinato a far crescere opera online. Chi vuole far parte di questo gruppo e sente un impulso a mettersi al servizio, basta che mi invia un messaggio e io sono prontissimo ad ascoltare che tipo di proposta, che tipo di energia può aggiungere o amplificare rispetto a quello che già c'è. Ok, detto questo, sono le 21:12, direi di iniziare. Qualcuno di voi ha il calendario sotto mano? Altrimenti sono io. Sì. Ok. Sento un potere misterioso portar frutto. Prende forza per donare me a me stessa. Avverto maturare il seme di questo presagio, colmo di luce. Intesse in me sulla potenza del mio Grazie. L'altra volta ci siamo detti che avremmo speso qualche parola in più rispetto al calendario dell'anima. Non so se ve la sentite o se pensate sia il caso di farlo adesso. Io personalmente non sono un esperto del calendario dell'anima, quindi magari potremmo semplicemente contribuire con quello che ci è arrivato leggendolo, perché immagino lo stiate leggendo tutti. Chi non lo sta facendo, potrebbe iniziare a farlo. Se non avete lo stesso calendario che abbiamo noi, lo rinvio nel gruppo, così abbiamo la stessa traduzione che è fatta da Giorgio, tra parentesi.
chi vuole, abbiamo giusto questi, portiamo questi 5-10 minuti massimo di contributo in modo che poi passiamo al lavoro della conferenza. Ok, inizio io, dai. Allora, io da quando ho iniziato questa settimana ho percepito già l'avvio dell'autunno. Non è un caso che mi sia arrivata anche un po' di raffreddore. E soprattutto un principio del risultato delle intenzioni che abbiamo scritto prima di iniziare questo percorso. E questo potere misterioso, in effetti, lo sento muoversi dentro come un qualcosa che si sta rinnovando e che porta il frutto come se l'estate appunto dà questa possibilità di portare il frutto, ma anche un presagio di quello che poi sarà un sacrificio, perché dovremmo riseminare nuovamente con l'autunno. E questa luce la vedo un po' come la luce dell'intera estate, perché abbiamo appena superato da pochi giorni, in realtà beh, un paio di settimane, il momento di massima espansione dell'influenza dell'arcangelo Uriel. E quindi vedo questa luce condensata nel frutto e che però piano piano si sta ritraendo nel seme del frutto e che quindi noi dovremmo poi in qualche modo rendere sacro e sacrificare il frutto stesso per donare il seme alla terra e far ripartire il processo con l'autunno. In testa in me, sulla potenza del mio io, proprio perché io lo percepisco sulla mia pelle, anche grazie al diario del discepolo che sto compilando ogni giorno e le intenzioni che sto inserendo quotidianamente, proprio vedo il processo, beh che veniamo fuori da questo weekend super denso, però anche prima del weekend sentivo muoversi questa possibilità e sicuramente la vita mi sta portando in dono alcune opportunità che poi matureranno senz'altro nel corso di tutto il prossimo anno. Quindi un po' la tentazione di dire vorrei che si manifestassero subito, ma non abbiamo le forze per farlo, un po' accogliere questa attesa, perché poi ci vorrà un anno intero di processo fino alla maturazione, che quello che abbiamo accolto quest'anno come risultato delle intenzioni di quest'estate, che poi vengono da un percorso che è durato tutto l'anno scorso, si potranno poi trasformare in qualcosa di nuovo. E che però non vediamo perché fondamentalmente sono racchiuse nel seme. Questo è un po' quello che mi sentirei di dire. Vi prego di non trattenervi, qualsiasi cosa va bene. Entriamo nel flusso, anche perché stiamo diminuendo, dobbiamo accogliere questa dimensione in cui siamo meno e possiamo parlare tutti. Se vi va, se no andiamo avanti, nessun problema. Ada? Io è da poco che leggo il calendario dell'anima e lo sto ancora interiorizzando, cioè Ma da poco che leggi la traduzione di Giorgio o in generale? in generale, da quando me l'hai regalato te, lo leggo tutti i giorni. Prima l'ho letto quando ne abbiamo parlato così nel gruppo, però ora è diventato sistematico, però è da poco, quindi cioè, mi prende molto essere in relazione con questo ritmo annuale cosmico e questo ritmo annuale mio, però Chiaro. devo ancora interiorizzare, cioè deve passare un po' più di tempo, ecco, non ho delle esperienze così vive, come hai detto tu, anche se anch'io ho percepito che questo passaggio all'autunno, cioè dentro e fuori, Sì, cioè già sta questo avvenendo, già sta avvenendo, sì. Ti già sta avvenendo, sì, anche io ho percepito questo. senti dei In profumi? questi Sicuramente tantissimo dei profumi incominciano a cambiare e anche dal colore della luce proprio. la luce, esattamente la luce, sì, comincia già a cambiare la luce. E quindi mi torna questo discorso del seme, però non posso portare dei contenuti più elaborati.
Comunque io vi posso garantire che il calendario dell'anima è lo strumento più potente che abbiamo in questo momento, quindi portatelo con devozione nelle vostre giornate perché è veramente forse uno dei doni più importanti che ci ha dato Steiner. Interagire col calendario dell'anima significa interagire con la vita della Terra e lentamente, anche se interiormente, anche se lentamente, diventerà qualcosa che quasi in anticipo. Adesso io lo sto leggendo per il secondo anno, quindi qualcosa mi ritorna mentre leggo. Magari questa è diversa dalla traduzione che leggevo l'anno scorso, quindi non è proprio la stessa cosa, ma insomma, arriva la settimana in cui senti, prima di leggere il calendario, ora mi arriverà qualche immagine di questo tipo. Proprio lo senti, perché il respiro della terra incomincia ad essere anche il respiro dell'uomo. Anche questa percezione del colore della luce, del calore. Sono tutte cose che inizialmente erano da avere scontato perché, ok, passiamo dall'estate all'autunno, è inevitabile che cambiano queste cose. Però è un altro modo di osservare la natura, non è soltanto il vedo la luce diversa, è proprio un fatto che la senti dentro. Io anche se mi sveglio e non vedo la luce, sento che la luce sta cambiando. Cioè potrei rimanere chiuso nella stanza, comunque lo sentirei. E questa è la connessione con un'astralità che dobbiamo assolutamente accogliere. Va bene, dai. Allora, se non ci sono altri contributi, possiamo partire con la nostra conferenza, anzi con la Io retrospettiva. vado io. Ah, vai. Allora, per me la meditazione di questa settimana è stata. Parli della meditazione del calendario dell'anima o della meditazione quella lì in movimento? Allora, la meditazione del calendario. Ok. Dopo vi dico l'altra. Allora, quella del calendario, a me piace tantissimo. Non so perché, ma mi viene spontaneo almeno leggerlo minimo 3 volte. Infatti si deve Mi leggere più faccio volte. dei bei respiri e quello lì è proprio, mi sento che è essenziale per me. Quindi mi dà questa sensazione Non so se qui. ve l'ho detto, comunque si legge 3 volte il calendario dell'anno. Ah, ok, ma io l'ho fatto così di Una testa volta mia. col pensare, una volta col sentire, una volta col volere. Vabbè. Mentre invece il cambio della meditazione che abbiamo fatto per questa settimana, per me è stato. Allora, Aspetta, stiamo parlando solo del calendario adesso, scusami. ah, ok, Ok, perfetto. Posto allora. no, non voglio sovrapporre le cose, dopo daremo spazio alla meditazione. Angela scrive: anch'io sento la fine dell'estate e il crescere di una sorta di lucidità. Lo stato sognante e di perdita di cui vi ho parlato più volte si è dissipato. Beh, anche questa è una buona osservazione. Io non l'ho ancora trasformato, ma sento il bisogno di questa trasformazione, quindi sono d'accordo assolutamente. Poi mi sento più sostenuta. In effetti stiamo arrivando nelle forze di Michele, quindi tra non molto dovremo impugnare la spada e andare avanti verso l'inverno. C'è qualcun altro? Vuole dire qualcosa sul calendario? No? Ok. Vai Alessandra, a te la retrospettiva. No, scusa, Elisa l'avrebbe fatto, giusto? Sì, la retrospettiva la faccio io. Grazie. Niente, io prima di iniziare la retrospettiva, tipo questa cosa del calendario, una cosa bellissima, prima di iniziare il ritmo dell'asilo con l'altra maestra, ci ritroviamo a fare questa meditazione del calendario dell'anima ed è meraviglioso come vi quale nutrimento vi si possa ricevere nel corso dell'anno ed è un'esperienza veramente molto molto bella. Allora, adesso il riepilogo della nona conferenza. Allora, in questa nona conferenza vengono trattati i primi due gradi di evoluzione planetaria. Saturno, infatti lo possiamo considerare il primo dei 3 gradi, d'evoluzione planetaria. Diciamo che la coscienza che l'uomo sviluppa durante il corso della sua vita terrestre è una coscienza chiara, veglia, percepisce le cose per mezzo dei suoi sensi attuali e si forma rappresentazioni ed idee.
E quindi l'uomo percepisce, sviluppa questa coscienza soltanto durante la quarta fase della sua evoluzione cosmica, quindi sulla Terra. È lo stato più, se si può definire così, più basso di coscienza che ho attraversato durante l'evoluzione di Saturno. È il pianeta sul quale si sviluppa la coscienza umana, se si può definire così, più ottusa, proprio di coscienza di trance profonda, mentre contemporaneamente si forma la prima, diciamo, la prima base germe del corpo fisico dell'uomo. La massa di Saturno rispecchiava luce, suoni, odori, tutte le percezioni sensorie senza però impadronirsene ed elaborarle. E l'uomo faceva parte di questa, diciamo, forma di questo corpo di calore. E accanto a questo nostro, diciamo così, progenitore, coesistevano anche altri esseri che avevano già sviluppato delle forme superiori di coscienza, diciamo così, delle forze creatrici. E tra queste entità, vi erano quelle che, si occupavano che il corpo fisico venisse in qualche modo preparato per poter essere portatore dell'io. Questi spiriti che svilupparono l'io su Saturno sono chiamati spiriti dell'egoità. E la loro azione era tanto quella di instillare, diciamo così, il degenerare della personalità in egoismo, quanto il risvegliare di tutto ciò che è indipendenza nell'uomo. E senza di essi, diciamo così, che l'uomo non sarebbe mai diventato un'entità circoscritta, una personalità. E accanto a questi spiriti dell'egoità, vi sono anche i cattivi spiriti di Saturno o stazionari, cioè coloro i quali che non vogliono progredire e sono ancora oggi intorno a noi. E il male, diciamo così, prende forza da questi. Invece sull'antico Sole si sviluppa la seconda condizione della coscienza umana, che è quella del sonno senza sogni. E il corpo fisico dell'uomo, acquistando il corpo eterico, ascende ad una esistenza vegetale. E a differenza di Saturno, qui le percezioni attraverso il corpo eterico, prima di essere riflesse, vengono compenetrate e quindi elaborate. E nell'antico Sole entrano a cooperare a questa elaborazione, evoluzione dell'essere umano, questi spiriti del fuoco, che come parte costitutiva inferiore hanno quella del corpo astrale. E nella massa e le forme dell'antico Sole proprio respiravano calore, ed è qui questa definizione di, diciamo, di spiriti di fuoco o arcangeli. E lo spirito più evoluto del Sole, o spirito solare, è appunto, che ancora oggi attivo sulla Terra, è il Cristo. Su Saturno invece abbiamo il Dio Padre. E questo spirito solare è proprio diciamo così, lo spirito massimo del pianeta. E la Terra è proprio è il suo corpo. È il corpo è come le stesse antiche scritture proprio enunciavano. Poi si passa alla terza incarnazione della Terra, che è quella dell'antica Luna,
sulla quale l'uomo sviluppa questa coscienza immaginativa, e il reggente dell'esistenza lunare è lo spirito santo, con i suoi messaggi, diciamo così, chiamati nell'esoterismo cristiano, che sono appunto gli angeli. Questo è, diciamo, il sunto, il riepilogo della nona conferenza. Grazie. Grazie a voi. Ok, dunque, chi si deve occupare della prossima? Germana? E? Ci siamo Germana e io, comincio Germana. Ok, grazie. Nella decima conferenza si parla della seconda parte dell'evoluzione planetaria. Allora, quando il Sole attraversò il suo stato di sonno si modificò e in milioni di anni sparì e dopo, scusate ma faccio fatica a esporre. Ci mise milioni di anni per sparire e dopo altri milioni di anni ricomparve. Passò da uno stato che si può paragonare al Devachan dell'uomo. Viene definito stato di sonno, ma in realtà tutti i processi che portano i pianeti a stati celesti superiori sono molto importanti per i pianeti stessi e questi vengono chiamati pralaya. All'inizio l'antico Sole e l'antica Luna erano un unico pianeta e si separarono in due masse, una più grande, il Sole, e una più piccola, l'antica Luna. Il Sole lasciò al pianeta autonomo la Luna, tutto quanto avrebbe impedito l'evoluzione dei propri esseri, e diventò una stella fissa, quindi un grado superiore al pianeta, e portò con sé le sostanze migliori e tutte le entità spirituali superiori. Nella conferenza precedente si è parlato dell'incarnazione di Saturno e del Sole, dove l'uomo ha raggiunto una specie di natura vegetale, avendo un corpo fisico e un corpo eterico. Si è portato dal Sole la manifestazione degli organi, che sono oggi le ghiandole della crescita, della riproduzione e della nutrizione, e da Saturno i germi, i primi germi dei nostri organi sensori. Sul pianeta dell'antica Luna all'uomo si aggiunse il corpo astrale, raggiungendo così il terzo stato di coscienza, la coscienza per immagini. Quello che è rimasto oggi è la nostra coscienza di sogno. Dopo l'aggiunta del corpo astrale al corpo fisico e al corpo eterico, anche questi ultimi si modificarono e nacquero i primi inizi del sistema nervoso, molto simili a quelli che oggi ritroviamo nei nervi uscenti dal midollo spinale. L'uomo non aveva ancora un io autonomo. Il suo io si trovava immerso in una sostanza divina nell'atmosfera attorno alla Luna e collaborava con gli esseri divini, come avviene un po' con l'anima di gruppo degli animali, però elaborando dei corpi più elevati. Lì nel cammino della vita terrestre subì però sia un miglioramento che dei peggioramenti. Il miglioramento
da un lato divenne indipendente, ma dall'altro venne esposto a dubbi, errori e al male. Poi parla dei tre regni sull'antica luna. E il primo regno è il minerale vegetale, che è un regno che già sul Sole aveva conservato lo stato di Saturno. E c'erano dei corpi incapaci di accogliere il corpo eterico. Il secondo regno è il regno vegetale animale, formato da specie di piante animali, erano degli esseri provenienti dal sole che sono stati incapaci ad accogliere il corpo astrale. E il terzo regno, l'animale umano, era formato da esseri che sia per il loro aspetto che per il loro che come erano si trovavano ad uno stato superiore paragonabile all'attuale scimmia più elevata, ma non ancora al punto dell'uomo odierno. La sostanza della luna era costituita dal regno inferiore minerale. La sua superficie era come un terreno torboso in cui le piante formavano una specie di poltiglia. Vi erano anche un tipo di montagne formate da questa poltiglia stessa che si era solidificata e formava delle forme lignee. E gli esseri lunari si muovevano su questa superficie e le piante animali invece erano fissate al suolo e incapaci di movimenti autonomi come sono i coralli oggi. Bene. Successivamente Steiner, per parlarci di una pianta particolare che è il vischio, che è una pianta parassita che cresce sopra altri alberi ed è un residuo del non progredito delle antiche piante animali dell'antica luna, cita un mito germanico dove Loki, che rappresenta le potenze oscure rimaste indietro, uccide Baldur, che è il dio della luce, proprio con questo vischio. In realtà questo vischio poi sappiamo che è un veleno, è velenoso, ma è anche un medicamento, come succede in tante piante, insomma, come nei principi omeopatici, comunque dei veleni possono diventare poi curativi. Tra l'altro questa pianta non tocca mai la terra, mi ha fatto pensare e così come nei rituali celtici viene usato il vischio, non so se sia vera questa cosa, mi ha fatto pensare al valore simbolico e magico della rugiada, anche che non tocca mai la terra e quindi possiede questa proprietà cosmica. Dunque, ricapitolando, quindi, sull'antico Saturno c'erano gli spiriti dell'eguità che erano sotto la guida del Dio Padre. Sull'antico Sole c'erano gli arcangeli che erano guidati dallo spirito solare più evoluto, il Cristo, Logos. Sulla Luna ci sono gli angeli che sono guidati da quello che noi chiamiamo lo Spirito Santo. Gli angeli sono anche detti spiriti del crepuscolo o pitri lunari, questa è una definizione che si usava nella teosofia. Le incarnazioni planetarie via via tendono ad essere più dense, quindi si passa dallo stato di calore, che però è un calore più denso di quello che siamo abituati a considerare adesso, allo stato gassoso del Sole, che è uno stato un pochino più consistente ma ancora poco denso, a quello dell'antica Luna, dove appunto ci ha detto Germana che prevale questo stato di poltiglia, di massa poltigliosa, comunque più liquida, che assume al massimo la consistenza di un albume. Qui viene
è formato il germe del sistema nervoso degli uomini, e sulla Luna, sull'antica Luna, gli esseri respirano questa nebbia infuocata. Quindi c'è un'aria molto umida, fumo, vapori, o un'aria acquosa, ecco, che fa pensare alla ruach ebraica, della tradizione ebraica. E ancora Steiner ci racconta che gli alchimisti tendevano a riprodurre questa nebbia infuocata per ottenere servigi dagli spiriti elementali. E qui viene citato un passo del Faust di Goethe, dove Faust vuole invocare degli spiriti per ottenere quest'aria infuocata e poter volare col mantello di Mefistofele. E quindi diciamo che questa atmosfera così acquosa ha del potere particolare, cioè è uno stato particolarissimo anche della materia, che presuppone delle condizioni sovrasensibili. E un'altra immagine abbastanza forte che viene dall'antica Luna è che questi angeli favorivano delle correnti come delle funi che raggiungevano, penetravano gli uomini e li nutrivano con una sostanza simile al sangue che fluiva e defluiva, quindi una specie di respirazione. In quel momento l'uomo non era ancora in grado di produrre sangue da solo. E gli animali uomini si muovevano come se fossero come degli animali acquatici, quindi come se si muovessero nell'acqua. La conseguenza di questo stato è che per la prima volta c'è un'emissione di suoni dall'interno. Non è ancora un'emissione di suoni individuale, ma è legata a uno stato psichico collettivo. Quindi periodicamente sull'antica Luna, se si può descrivere così, anche se Steiner dice che delle volte che deve prendere in prestito delle parole da un linguaggio attuale che non rispecchiano esattamente lo stato della realtà di allora, di quell'epoca, nei periodi riproduttivi c'erano delle grida collettive che diciamo così, esprimevano un avvenimento quasi cosmico, e di cui è rimasto oggi un residuo nelle grida d'amore dei cervi, che sono tra l'altro uno spettacolo particolarissimo per la posizione, per queste grida che risuonano nei boschi dove ci sono i cervi. L'emissione dei suoni dall'interno è possibile solo quando un essere è penetrato dal corpo astrale e quindi può esplicitare delle sensazioni, delle esperienze attraverso questo suono. Steiner ancora ci invita a focalizzare le immagini, tutte queste immagini, a non far riferimento a degli schemi teorici astratti, quindi che invece credo un po' tutti noi tendiamo anche a fare, no? Degli schemi per ricordare questi passaggi, però a focalizzarci su queste immagini. Quindi, alla conclusione dell'epoca dell'antica Luna, prima che il tutto si riassume come in un seme, c'è di nuovo una riunificazione di Sole e Luna, e il periodo della notte cosmica del Pralaya. Dopodiché comincia a balenare l'annuncio della Terra. C'è una ricapitolazione veloce delle fasi di antico Saturno, antico Sole e antica Luna, e la Terra, che è ancora unita alla Luna, perché ricordiamo che nell'antica Luna si è separato il Sole, come ha detto Germano, è diventata una stella fissa, e l'antica Luna è la somma delle sostanze degli esseri di Luna e Terra. La Terra espelle la Luna attuale e con lei le peggiori sostanze e entità. E
quindi diciamo così, la terra, sulla terra resta solo ciò che ha ancora la capacità di evolvere ulteriormente, mentre invece le sostanze puntigliose della Luna si agghiacciano sulla Luna attuale. Quindi questo mi ha fatto pensare alla differenza, perlomeno esteriore, tra la superficie quasi morta della Luna attuale e quella molto viva invece della nostra Terra, del nostro pianeta. Questo avviene nell'epoca lemurica. Quindi dai minerali piante si arriva, dell'antica Luna, si arriva ai minerali nella forma più vicina all'attuale, dai vegetali e animali all'attuale, dagli animali uomini agli animali, e poi c'è l'uomo, che è un essere capace di accogliere l'io, che prima, fino a quel momento, gli aleggiava intorno e adesso può incarnarsi. Io con questo ho concluso. Però ho delle domande che rivolgo. Grazie. E la prima è questa. No, dicevo grazie ad entrambe. La domanda che ho è questa. Io sono... delle volte mi si accavallano le cose nella testa. Quando a pagina 110 dice... parla degli angeli, no? Sì. Sulla Luna esistevano invece entità che avevano il corpo eterico come parte più bassa, e va bene. Essi consistevano di corpo eterico, astrale, io, se spirituale, spirito vitale, uomo spirito, e di quella parte superiore, lo Spirito Santo, ancora oggi al di fuori delle possibilità umane. Si sarebbe potuto vedere il loro corpo eterico soltanto come essere spettrale, ed esse erano allora al gradino di evoluzione umano. Cosa significa? Cosa significa che gli angeli sull'antica Luna erano al gradino di evoluzione umano? Io non lo capisco. Allora, questa domanda l'ha fatta simile Alessandra la scorsa volta. Praticamente facciamo che vi prendo uno schema, forse facciamo prima. Dunque. 14, immagine satellita, Iris, evoluzione planetaria, gerarchie. Sono qua. Gerarchie e poi dunque questo qua forse io l'ho mandata nel gruppo la tabella della divisione. Comunque adesso provo a condividere questa, forse ci riusciamo. Allora, così lo schermo. La vedete? Sì, sì. Ok, allora riprendo il pezzo che ho letto così lo rileggo con calma. Ah no, forse non la vedete più. No, non la vediamo più. Infatti ce l'avevo in preview, e non va bene. Devo accendere quest'altra modalità. Condivisione schermo. Ecco qua. Poi. Allora, che pagina è? Ricordamelo. 110, ma non è che dica delle cose particolari, dice che sull'antica Luna gli angeli vivevano allora il loro stato umano, il gradino dello stato umano, dice, erano allora al gradino di evoluzione umano.
Allora. Quindi mi ricordo che l'altra volta hai fatto vedere questo schema, ma io onestamente non l'avevo tanto, non ero riuscita a seguirlo e avevo rimandato sul momento, ho detto vabbè, poi lo guarderò. Però sull'antica luna gli angeli erano al loro gradino umano. Che vuol dire? Allora, tu devi vedere l'umano come lo intende qua, non come l'uomo Sì. lo conosciamo, ma come una gerarchia in formazione. Ok? Quindi, per poter permettere all'uomo come gerarchia di manifestarsi, noi dobbiamo passare dall'antico Saturno al futuro Vulcano. Prima di quel momento non potremmo parlare di gerarchia uomo, la decima Certo. gerarchia. Quindi questa gerarchia, per potersi manifestare, deve attraversare una serie di stadi, ovviamente le incarnazioni planetarie, mentre è, come dire, infusa da altre gerarchie. Quindi va in ordine discendente. Quindi le Arcai nell'antico Saturno erano in quel periodo quello che noi chiamiamo uomo. Poi ci sono stati gli arcangeli sul Sole, che erano definiti uomini, nel senso che l'uomo come entità, ok? Immaginalo come uno spazio vuoto, che però ha una sua definizione perché dalla Trinità è stato concepito. Ah, deve essere, come dire, attraversato, va, usiamo questo termine, attraversato da una serie di gerarchie per potersi manifestare. Ora, queste gerarchie che lo attraversano lasciano in dono qualcosa. Nell'antico Saturno hanno lasciato in dono il germe del corpo fisico, nell'antico Sole hanno lasciato in dono il germe, e nell'antico Saturno parliamo delle Arcai, che però non hanno, come dire, il sacrificio è stato fatto dai Ai croni. Croni, esattamente, e quindi è da là che nasce l'impulso per permettere all'uomo di essere, come dire, vissuto da quelle che erano le Arcai. Poi successivamente c'è stato il sacrificio di, come si chiamano? Delle Dominazioni. dominazioni, esatto, delle dominazioni, che poi vengono invece, l'uomo non era, diciamo, a livello delle dominazioni, è sempre a livello più basso rispetto alle gerarchie, perché è la decima gerarchia, però il vero momento in cui l'uomo si può incominciare il suo percorso di risalita è soltanto sulla Terra. Quando finalmente non abbiamo più la Trinità che interviene, perché all'inizio c'era il Padre, poi c'è lo Spirito Santo e poi c'è Dal il figlio. Figlio e poi c'è lo Spirito Santo. Sulla Terra la Trinità va via, in un certo senso, non interviene più nell'evoluzione, perché dice tu, figlio, chiamiamolo così, che poi è l'insieme delle tre cose, dovrai riconquistare questa Trinità attraverso che cosa? La tua libertà. Quindi, in un certo senso, gli angeli nell'antica luna erano l'uomo. Perché? Perché non era ancora pronto il terreno per permettere alla decima gerarchia di entrare nel corpo, in questo caso fisico, eterico e astrale, quindi all'io di diventare ciò che è l'uomo oggi. Devi vederla un po' come una comunità che si sostiene. E io, da ciò che viene prima di me, mi hanno lasciato in eredità qualcosa. Questo qualcosa viene a sua volta, come dire, intessuto da quello che viene dopo, eccetera, eccetera, finché a un certo punto non si può più andare in basso, ma si può soltanto tornare verso l'alto. Quindi è il caso in cui ci troviamo adesso. Quindi gli angeli nell'antica luna, gli arcangeli nell'antico sole e gli arcai nell'antico Saturno vivono l'esperienza dell'uomo, ma non possono essere uomo, perché l'uomo è tale soltanto quando si incarna all'io. Quindi vivono quello che possiamo definire un uomo in divenire, che è ancora oggi un uomo in divenire, e che soltanto quando successivamente noi passeremo ad essere angeli con la coscienza dell'uomo terrestre, ad essere arcangeli con la coscienza dell'uomo terrestre ed eterico, eccetera, eccetera, riusciremo a trasformare i corpi e a formare quella che è la decima gerarchia, vera e propria. Perché poi prima di Saturno e dopo Vulcano c'è altro. Solo che a noi non compete sapere, un po' ce lo possiamo immaginare, ma comunque non compete sapere, perché ad oggi quello che ci serve per lo stato planetario in cui ci troviamo adesso, e ricordatevi che qua siamo in un paradigma, cioè noi siamo nel paradigma dell'attuale Terra-Mercurio, ma nell'antico Sole questo paradigma doveva essere, oggi Steiner ce l'ha portato come
un'interpretazione terrestre di quella che è l'evoluzione planetaria, ma nell'antico Saturno non esisteva nemmeno il linguaggio, non si poteva nemmeno parlare di Saturno come simbolo, perché non si era ancora manifestata questa possibilità. Steiner ovviamente l'ha detto anche in questa conferenza, si dovrebbe creare un altro linguaggio per parlare di quello che accadeva nell'antica Luna. Figuriamoci nell'antico Saturno, dove addirittura si viveva in una trance profonda. Ora, è normale che noi dobbiamo accogliere certe immagini perché dobbiamo prendere coscienza di quello che è il nostro potenziale, ma non sapremo mai definitivamente quello che significa essere nell'antico Saturno finché non saremo nel futuro Vulcano. Quindi l'uomo, in un certo senso, è una veste che è stata intessuta dalle alte gerarchie che piano piano hanno indossato le gerarchie più basse, e lasciandole in eredità hanno comunque permesso a questi corpi di metamorfosarsi, finché a un certo punto oggi l'uomo indossa un abito che è composto da quattro elementi, che è il corpo fisico, corpo eterico, astrale e finalmente l'io, che è il vero e proprio indossatore di questo vestito. Quindi diciamo, lo schema che sta qua non è chiarissimo, però adesso con questa brevissima introduzione che ho fatto si vede che in un certo senso quello che dobbiamo fare è un po' richiamare alla nostra coscienza il compito svolto dagli angeli nell'antica Luna, e quindi entrare nel compito con consapevolezza, il compito svolto dagli arcangeli ed entrare in questo compito nella futura Venere, e a sua volta i principati arcai nel futuro Vulcano. Quindi se spirituale, spirito vitale e uomo spirito, che sono i corpi che metamorfoseremo. Cioè, questo è un po' il senso. Quindi, rispetto alla tua domanda, è un modo per dire da parte di Steiner che l'uomo in quel momento era indossato dagli angeli. Gli angeli stavano indossando quello che è la veste del futuro uomo, come noi oggi stiamo indossando una veste di un uomo che non si è ancora trasformato, perché i nostri corpi non sono ancora l'uomo come dovrebbe essere come decima gerarchia, ma doveva attraversare questo punto nevralgico del mistero del Golgota per accogliere l'io e assumersi la responsabilità di questo amore e della libertà, quindi per diventare lo spirito, uno degli spiriti, la gerarchia degli spiriti dell'amore e della libertà. Poi, grazie, lo schema secondo me io non riesco a capirlo, cioè a seguirlo, lo schema. In realtà mancherebbe qualcosa da aggiungere per dare chiarezza a quella tua domanda, però... Okay. Vabbè, già meglio. Sì. Poi un'altra cosa, cioè alla fine dice, no, che siamo nell'epoca lemurica. Esatto, io infatti li stavo per prendere un altro schema perché sapevo che questa domanda sarebbe arrivata. Te lo prendo subito perché altrimenti non ci chiarisce. E allora mi veniva in mente, no? Perché ho riguardato quella introduzione che ha fatto Giorgio alle sette ere. Sì. E lui dice che l'epoca polare, l'epoca iperborea e lemurica sono una ricapitolazione dell'antico Saturno, dell'antico Sole e dell'antica Luna. Sì. Quindi l'epoca lemurica è una ricapitolazione dell'antica Luna. Però qui sembrerebbe quasi che siamo nell'era della Lemuria. Allora mi dico... No. Lui fa riferimento a questo, considerando che si abbia una conoscenza di base di quelle che sono le epoche di cultura. Però in realtà, più che di cultura, in realtà qua stiamo parlando di ancora prima di Atlantide. Aspetta che ti prendo lo schema, perché questo pure è utile. Dunque, abbiamo favorissimo conoscenza di astrologia, dell'evento, evoluzione planetaria, dovrebbe essere qua dentro. Comunque l'ho inviato anche nel gruppo ed è quella scaletta di stelle, una dopo l'altra. Aspettate un attimo, lo cerco. Evoluzione uomo terrestre, non si sta qua dentro, no? Pensare, pianeti, posto morte, rendere la natura... No, immagini, vediamo un po'. Schemi utili, dai, lo prendiamo qua dentro, sicuro l'ho preso. Eccolo qua. Allora, condividi schermo. Mi sentite?
Sì, ok. Allora, vedete, io parto da qui che siamo in alto, quindi sono in questo punto qua. Qui abbiamo soltanto, questo non mi serve, qui abbiamo soltanto i pianeti, ok? Quindi gli stati di coscienza. Saturno, Sole, Luna, Terra, Giove, Venere, Vulcano, va bene? Ogni singolo stato, che per noi è una delle varie evoluzioni, ok? Ha in sé sette stati di vita e di ronda. Quindi questi elementi qua fanno parte di ognuno di questi. Ovviamente a tempistiche diverse. Perché? Perché soltanto nella Terra si aggiunge tutto questo. Ma si aggiunge perché il tempo viene concepito diversamente, perché, come dire, le cose accadevano comunque all'interno di Saturno nella stessa scaletta, però non avevano il minerale solidificato come lo abbiamo noi. Perché? Perché a sua volta questo minerale non era attraversato dagli altri corpi, quindi essendo il minerale il più denso, soltanto al quarto stadio dell'evoluzione planetaria, che è la Terra, Marte, con il nel quarto stato di vita, quindi minerale, all'interno dell'elemento fisico, e quindi questo qui, si è potuto manifestare tutto questo processo, che sono appunto l'epoca polare, iperborea, lemurica, atlantica, post-atlantica, e queste che non arriveranno, che non abbiamo ancora vissuto. Noi siamo esattamente qui. Quindi anche queste a loro volta hanno sette. Il famoso 666 di cui si parla, della famosa bestia e quant'altro, è perché prima o poi raggiungeremo uno stadio in cui saremo qui, all'interno di questo, all'interno di questo. Lì ci sarà la famosa bestia di cui si parla anche nelle Sacre Scritture. Però rimanendo nel tema della Lemurica, tu devi capire che stiamo al terzo elemento, ok? Quando ci sta una terza ricapitolazione, in realtà l'epoca lemurica fa riferimento alla Luna, così come fa riferimento al terzo stato di vita, così come fa riferimento al terzo stato di forma, che è quello astrale. Quindi anche, per esempio, nell'antico Egitto, che è il terzo periodo di civiltà, noi in qualche modo ci stiamo ricollegando all'antica Luna, anche durante la settimana, quando è lunedì. Noi ci stiamo ricollegando alle forze primigene che sono scaturite dall'antica Luna. Però ovviamente le vediamo in un microscopio talmente dettagliato che ci porta ad un lunedì. Ma il lunedì è il giorno della Luna perché? Perché è ricollegato a livello archetipico all'antica Luna. Quindi la Lemuria è una ricapitolazione, più nitida dell'antica Luna, ma in una dimensione ridotta. Quindi sull'antica Luna accadeva qualcosa di simile, ma non essendoci l'elemento minerale, non poteva manifestarsi quel qualcosa di solido che invece nell'antica Lemuria stava iniziando a formarsi in una maniera più solida, ma non del tutto solida, perché ricordatevi che c'è sempre la ricapitolazione. Quindi prima di arrivare alla terra minerale, fisico, atlantica, e quindi il solido vero e proprio, noi dobbiamo comunque ricapitolare ciò che veniva prima. A questo livello qua c'è stata una ricapitolazione in qualche forma di tutto ciò che stava prima, anche nel singolo minuto, nel singolo secondo, ad una frequenza elevatissima c'è una ricapitolazione. E la matriosca è infinita. Noi in questo momento ci stiamo limitando a vedere la divisione per macro aree, ma la frequenza è illimitata. C'è sempre una ricapitolazione in corso di qualcosa. Poi tu il tempo lo dilati, la fisarmonica si amplia e quindi riesci a beccare la frazione in cui accade la vita. Ma questa vita accade all'interno di un elemento più grande che a sua volta, nell'elemento grande ancora, risulta come la vita oggi. Quindi è una questione di scala, diciamo così, ma è una scala di coscienza, non è una scala di spazio-tempo. Quindi se io potessi oggi rallentare il tempo, entrare in uno stato di coscienza più lento, come potrebbe essere quello del sogno, vivermi la vita per immagini e attraversare la soglia, io mi potrei tranquillamente trovare nell'epoca lemurica, perché sta accadendo adesso l'epoca lemurica. Così come sta accadendo tutto il resto.
però ho bisogno di elevarmi a uno stato di coscienza tale che non mi fa vivere l'epoca lemurica come un essere senziente dell'epoca lemurica, ma come una coscienza che sta viaggiando nell'epoca lemurica, quindi un osservatore. Ecco perché Steiner riesce a descrivere tutto questo, perché appunto ha viaggiato all'interno di tutto questo elemento eterico, poi astrale e poi ancora di più oltre, e ha visto in immagini, ispirazione e intuizione, perché sull'antico Saturno possiamo soltanto intuire in maniera spirituale quello che accadeva, e non esistono parole per descrivere una cosa del genere. Giorgio l'altro giorno ci ha parlato di uno specchio, a parte che ha fatto uno schema che è proprio fuori da ogni logica, la prima conferenza poi ve la farò vedere, ma ci ha fatto vedere appunto l'evoluzione planetaria, ma nell'antico Saturno esisteva soltanto calore indifferito, indifferenziato e uno specchio, perché dobbiamo usare la parola specchio, ma in realtà stiamo parlando dell'impronta di Dio che ha dato l'impulso a tutto, che noi chiamiamo Big Bang o come sia, insomma, anche se il Big Bang sta più nella sfera del manifesto, quindi siamo già qua. Quindi se ho risposto alla tua domanda, spero di sì, ma comunque Steiner in questo caso si riferisce ha fatto una similitudine, possiamo dire così, ha ricollegato l'antica Lemuria, lo rileggo così almeno mettiamo anche qui i puntini sulle i, per l'ultima pagina mi sembra, qual era? O l'ultima proprio? Sull'ultima dovrebbe essere a 114 all'inizio. La separazione ricordata avvenne molte migliaia di anni fa nell'epoca Lemurica e si riferisce alla separazione, l'evoluzione della Terra è possibile per la venuta separazione dell'antico Sole nei tre corpi attuali. Esatto, in questo caso lui si riferisce alla separazione Sole, Luna e Terra. È accaduto soltanto sulla Terra, cioè già stiamo qui, ok? Non stiamo nella Luna, noi stiamo, lui sta parlando della Terra. Quindi okay. abbiamo già vissuto il Pralaya che sta qua in mezzo, siamo entrati nella ricapitolazione di tutti gli stati planetari, quindi sono ripetuti tutti questi qua uno per uno in una maniera molto più rapida e meno indolore, perché la coscienza già si era evoluta a quello stadio. Siamo arrivati nel minerale e quindi siamo finalmente entrati nella possibilità di manifestazione del mondo fisico e abbiamo attraversato questi elementi che sono gli stati di forma definiti Devachan superiore, vabbè, comunque sta ricapitolando gli stati di coscienza. E poi quando siamo arrivati all'epoca lemurica, nell'epoca polare era tutt'uno. Nell'epoca polare era un tutt'uno indifferenziato, ma aveva quella qualità fisica che lo rendeva diverso dall'antico Saturno. Eppure stava richiamando a sé le forze dell'antico Saturno, che però, grazie al minerale, si sono metamorfosate e hanno permesso a questo, diciamo, pianeta indifferenziato di incominciare a prendere una forma più delineata. Poi si è staccato il Sole e quindi siamo nell'epoca iperborea, dove il Sole incomincia a riscaldare la Terra e quindi si cominciano a cristallizzare ancora di più gli elementi, e successivamente si stacca quello di cui la Terra non ha bisogno, che è la Luna, e abbiamo l'epoca lemurica. Ma se noi andiamo a vedere l'epoca post-atlantica, scusatemi, atlantica, che è questo elemento qui, ok, in questo punto dell'epoca atlantica noi dobbiamo comunque ricordarci che anche lì dovrà avvenire una ricapitolazione delle forze dell'antico Saturno, Sole e Luna, ma a quel punto della storia, non prima. Quindi soltanto in quel momento si potevano manifestare determinate cose. Cioè qua in mezzo c'è una specie di pralaya che non si vede, però c'è, ma è un pralaya della coscienza a quello stadio. Qui invece il pralaya della coscienza tra Luna e Terra avviene in questo vuoto cosmico, che non è mai un vuoto perché c'è sempre attività. La notte, quando ci addormentiamo, noi siamo in un pralaya terrestre dell'uomo di notte, ma è comunque un pralaya microscopico. Perché? Perché la coscienza si annebbia, fa un passo a ritroso. Noi quando ci addormentiamo, anche quando facciamo un pisolino di 10 minuti, ritorniamo all'antico Saturno e oltre. Andiamo nei mondi spirituali. Quindi facciamo tutto questo. Arriviamo a Saturno, ciao, andiamo verso i mondi spirituali. Anche quando ci addormentiamo per un secondo. E non c'è tempo, non c'è spazio, la frequenza è elevatissima. E quindi chi per esempio si risveglia e ha i sogni vigili è perché diciamo, si sta in un certo senso ricollegando al corpo ed è ancora però collegato ai mondi spirituali. Quindi c'è questa intersezione di elementi che gli crea le immagini del sogno che lo riportano poi nella coscienza terrestre.
Quindi è una cosa che è successa nell'antico, la separazione tra Sole, Luna e Terra è successa nella antica epoca lemurica, così come lui, diciamo, ce la porta in dono. Allora, bellissima sta cosa, poi mandala che la riguardo poi con calma. Quali sono i sette stati di vita? Perché io vedo minerale, ma non li so. Che vuol dire? Allora, i sette stati di vita sono, dunque, allora, qua stiamo parlando del minerale, quindi dovrebbe essere minerale, poi ci dovrebbe essere il... dunque, lo riporto inverso, quindi minerale, pianta, quindi vegetale. No, scusate un attimo, mi sto confondendo. Vediamo un attimino se riesco a fare chiarezza su questo. Dunque. Allora, vorrei vedere se c'è uno schema che mi fa vedere subito questa cosa, perché non me la ricordo. Di vita l'ultimo possibile, non so dire qua dentro. Ci sono altre cose nel frattempo, io cerco, magari recuperiamo tempo. Se può aiutarti, io ne ho trovato uno simile, adesso magari te lo giro. Partendo da quello più in alto a destra dice umano, animale, vegetale, minerale, che quello è segnato. E poi è terzo elementare, secondo elementare, primo elementare. Dove l'hai trovato lo schema? Così lo vedo. Adesso ti giro il link. Ho googlato mentre anche tu riflettevi. Io non li conoscevo, quindi adesso ti metto nella chat il link, e c'è proprio questa immagine di questi sorti di ventagli. Quella là verde e viola, io quella ce la stavo cercando. No, questo è, non so se vedi il link che ti ho mandato, c'è un articolo e dentro c'è... Mandato nel gruppo? O... Sì, qua nella, no, nella chat qua adesso, okay, però okay, se okay, te, okay. Ti comoda te la te lo mando dall'altra parte. No, semplicemente che non avevo la chat aperta. No, giustamente, non sono stata chiara, hai ragione. Allora. Eccolo qua, sì. Elementare, terzo, minerale, vegetale, animale, uomo. Sì, elementare, allora forse si riferisce... agli elementi, quindi all'elemento fuoco, il primo, acqua, aria, il secondo, acqua, il terzo, e minerale, il quarto, che sarebbe la terra, che poi trasformati diventano vegetale, animale e umano. Stati di vita o ronde, ecco, è la parola che devo cercare, ronda. Allora,
dice che l'evoluzione si compie in una serie di ronde e che in ogni ronda si sviluppano successivamente dei globi, e in ogni globo delle razze. In tal modo sarebbero esistite delle razze in ogni epoca dell'evoluzione umana. Le cose però non stanno così, anche se per l'umanità di oggi. I sette periodi di quell'epoca del genere umano, si parla delle razze, no? Va bene. Comunque, da approfondire sicuramente, posso chiedere... Antonio? Sì? Ho inviato, io ho trovato... ti ho mandato un link e lì parla delle ronde, però sinceramente per me cioè io non ho mai sentito parlare di queste cose, quindi l'ho inviato nella chat ed è spiegato tutto, però per me è roba nuova, quindi non so cosa dire. Ok, aspetta che lo apro. Questo è il sito di Dioris. Ok, allora vediamo un po', troviamo la prima ronda. Allora, attualmente siamo nella quarta ronda della Terra e altre tre l'hanno preceduta. Prima che ci fossero i germi dell'uomo attuale, l'uomo era già stato presente tre volte come seme, ogni volta in ogni ronda. In ogni ronda abbiamo sette stadi evolutivi detti globi. Sette ronde del genere insieme costituiscono un pianeta. Ok. Quindi la prima ronda ebbe inizio in uno stato arupa, si condensò fino a divenire Terra, la nostra Terra è già divenuta fisica quattro volte, lo diverrà di nuovo altre tre volte. Ok, ah sì, sette stadi ronde vengono chiamati un sistema planetario. Tra l'ultima ronda lunare e la prima ronda terrestre ci fu un lungo stato di pralaia, ed è quello a cui ci riferiamo adesso. Quindi le ronde sono i giorni, praticamente, sette stati evolutivi detti globi e poi una volta sette in ogni globo che sono dette epoche. Quindi praticamente sono i giorni dell'evoluzione planetaria. Quindi in un certo senso abbiamo praticamente... dodici gradi dell'anno cosmico, esatto, quindi si riferisce praticamente all'età del pianeta, quindi quando si parla di ronde si riferisce all'età del pianeta, però qua vogliamo capire gli elementi, quindi io penso che qui si riferisca all'elemento calore o fuoco in questa, all'elemento aria in questa e l'elemento acqua in questo qua. Vabbè, non lo scrivo perché non c'entra, anzi forse faccio prima fare così. E li chiama elementi perché in effetti il minerale che intende qui per minerale intende terra, quindi potremmo sostituire questo minerale con la parola terra inteso come elemento. Però con l'elemento terra si vanno a trasformare tutti gli elementi precedenti, perché con la terra anche l'acqua, l'aria e il calore assumono una nuova identità, quindi per questo lui poi dopo parlava di vegetale, animale e uomo, perché in realtà quando noi saremo al settimo stadio di vita, quindi alla settima ronda, avremo raggiunto una coscienza tale in cui non saremo più nell'elemento minerale, ma saremo soltanto nell'elemento del calore come stato di coscienza. Per questo lo definisce uomo a un certo punto qua sopra, in quello schema che invece mi ha dato prima Alessandra. Comunque anche per me non è... Peraltro nel link che ha mandato Angela in fondo c'è lo schema riproposto, tra l'altro, esatto, il viola e il verde. Questo. Io cercavo questo prima, non lo trovavo. Sì, infatti quando ho visto il viola e verde sotto ho pensato che fosse quello che cercavi. Esatto, regno elementare, ripetizione dell'antico sole, ripetizione dell'antica luna. Ripetizione, ecco a cosa si riferisce. Ok, qua è più chiaro. Sì, sono le ricapitolazioni. Esatto, sì. Che però ovviamente sono collegate agli elementi, quindi non regno elementare, quindi stiamo parlando
E ora vi faccio vedere un'altra cosa, in modo che anche questo forse assume più chiarezza. Quando guardiamo l'evoluzione planetaria in questo schema ci sembra riduttiva, nel senso che vedi solo dei sette che si moltiplicano. Però in realtà lo schema completo di questo è, eccolo qua. Eccolo qua. Questo qui mi manda fuori di testa. Io, Loris, quando vedo queste cose è proprio assurdo. Allora, condivisione dello schermo, di questo qua. Qui è proprio rappresentato quello che accade. E non dice dove ci troviamo, ma disegna solo la struttura. Quindi ci sta il ciclo evolutivo del cosmo, da Saturno a Vulcano, che è un punto praticamente, che è suddiviso a sua volta in sette stati di coscienza, che sono appunto l'antico Sole, l'antico Saturno, eccetera, eccetera, in ordine. Ognuno di questi a sua volta ha 49 stati di vita, quindi regno elementare, quello di cui abbiamo appena visto, numero 1, 2 e 3, quindi ripetizioni degli stati precedenti, e finché non si arriva al regno minerale dove ci troviamo noi adesso, e ogni stato di vita ha 343 stati di forma, perché devi sommare tutte le ricapitolazioni precedenti. Non è soltanto che è arrivato a quello, si parte da quello, ma quando si arriva a un punto si deve sempre ricapitolare tutto il precedente per poter essere all'altezza, diciamo così, di passare allo stato successivo. Periodi di civiltà nell'ambito di tutta l'evoluzione ce ne sono stati 16.807, che è Non ce ne sono stati. Nella nostra incarnazione planetaria abbiamo 16.807 periodi di civiltà. Vabbè, questa è una cosa un po' complessa da vedere così in numeri, però bisogna entrare nell'aspetto del 7 che si moltiplica con se stesso. Magari questo qua si vede ancora meglio. Non vedo quest'altro. Vabbè, io consiglio a tutti di guardare il sito di Ioris, perché... tra parentesi stiamo facendo dei libri su questi diagrammi. Ecco qua. Qua si vede solo quello che accade sulla Terra. Quindi abbiamo una ricapitolazione di Saturno, una ricapitolazione del Sole, una ricapitolazione della Luna, poi il minerale, che è quindi lo stato in cui ci troviamo adesso. Ma prima di arrivare al minerale abbiamo dovuto fare questo giro qua. Siamo arrivati dall'antica Luna, Pralaya, abbiamo iniziato e siamo partiti da questo punto qua sotto. Questo è stato il primo. Poi c'è stato il secondo, terzo, quarto, settimo. Poi siamo tornati indietro, abbiamo ricominciato da qua, ricapitolato. Siamo tornati indietro e ricapitolato un'altra volta. Finché non si è arrivato a questo puntino qui, che sta qua sopra, che è poco dopo appunto la venuta del Cristo, che è il quinto periodo di civiltà, il nostro, che sarebbe l'europeo. Detto così, europeo, ma qua lo chiamo attuale. Comunque è l'europeo. Sì, ci vorrebbe una conferenza di Giorgio su questo per capirlo bene. Quindi se volete posso anche chiedergli di farci un po' di chiarimenti in più sulle ronde. Però a mio avviso, da quello che mi viene a volo guardandolo, è che si ricapitola Saturno e quindi qua entrano in gioco sicuramente gli eteri, oltre che gli elementi, perché gli elementi in nuce arrivano dall'antico Saturno, l'elemento del calore, dall'antico Sole l'elemento dell'acqua, dall'antica Luna l'elemento, dell'aria, e dall'antica Luna l'elemento dell'acqua. Però come informazione chiave, però già per esempio nell'antico Sole il calore viene rivissuto ad un livello superiore e quindi si forma l'aria. Successivamente l'aria e il calore uniti insieme si rivivono nuovamente nell'antica Luna in qualcosa di diverso con l'aggiunta della coscienza che si porta dopo il pralaya e si forma l'elemento acqua. Ma nell'antico Sole, per esempio, si è vissuto soltanto nel calore e nell'aria come elementi, ma non li possiamo concepire perché non esisteva il minerale e quindi non esisteva la particella. Non si poteva ancora toccare l'aria, per dire. Era soltanto un elemento, cioè vi è chiara questa differenza fra l'aria e il calore senza la presenza dell'elemento minerale? Provate a immaginarla. Cioè,
io mi immagino l'area di oggi che però non è attraversata, che oggi è un'area che si differenzia dal fisico, perché c'è la pietra, c'è il solido, come posso dire, c'è l'elemento terrestre, minerale. E quindi la stessa aria e la stessa acqua sono composte da particelle che fondamentalmente hanno in sé l'elemento chimico. Cioè, non penso che sia facile immaginarsela completamente, ma avere un'idea di quello che è l'aria senza il minerale potete spingervi un pochettino, no? Io non ce l'ho un'idea chiara, però me ne vado per un'idea, tolgo l'elemento minerale fisico da tutto il resto, anche l'acqua non è come la intendiamo noi. Infatti l'acqua dell'antica luna era più una nebbia, non era un'acqua solida che tu ti ci immergevi dentro per nuotare, non era un elemento tutt'uno. Come posso dire, c'era sempre una separatività in qualche modo. Comunque anche per me non è chiaro, quindi non so darvi molte spiegazioni in merito. In conseguenza mi devo fermare perché non ho tutte le risposte, però abbiamo fatto un ottimo esperimento di indagine, quindi sono felice che hai fatto questa domanda. E poi un'ultima cosa, sì, io ti ringrazio perché comunque hai dato... Ti provo, cioè, almeno... io non è che ho le risposte, ecco, anche vabbè. Come voi sono in ricerca. Poi invece, scusami, quindi quando si parla degli spiriti dell'egoità sull'antico Saturno, sono gli arcai? Dunque, gli spiriti dell'egoità erano quelli connessi con il padre, quindi sì, sono gli arcai. Ah, ok. Non avevo capito. Sì. Grazie. Che poi è il principio della separatività del corpo fisico. Cioè, se non ci fosse stato questo impulso di egoismo, egoità, non avremmo potuto avere la separazione completa che abbiamo adesso nella fisicità. Sì, dovrebbe essere collegato al padre. Poi mi pare che stava anche scritto, ma dovrebbe essere collegato al padre. Beh, dai. Siamo andati bene a fondo, mi piace questa modalità ricerca. Non è facile, però proviamoci, ecco. Prima o poi inventerò un piccolo Giorgio che appoggiamo sulla scrivania e all'occorrenza interroghi in differita. Devo farlo assolutamente. Bene, ci sono altre domande o perplessità? Vogliamo andare a fondo oppure vogliamo passare alla fase più relax rispetto alla meditazione che vi ho dato? Ancora una cosa, no? Quando parla di questa nebbia infuocata, di questa acqua, di questa aria con l'acqua, di questi vapori, no? A me mi ha fatto di nuovo pensare, invece, anche se dice della Lemuria, mi ha fatto pensare all'Atlantide. Sì, l'Atlantide, cioè, ci stanno ancora questi elementi. Perché non c'era tutto il discorso, cioè la Tauro risuonava in questa acqua più rarefatta e questa aria più livida, cioè tutta... Sì, però nell'Atlantide, sempre per il discorso del rapporto rispetto ai, chiamiamoli così, elementi, il denso è diventato più denso, è più, sì, più solido. Quindi sicuramente esiste questa nebbia, che però nella Lemuria è più un qualcosa, magari lui la definisce infuocata, non so perché usa questo termine, ma comunque parlando rispetto all'antica Luna. Però io nell'Atlantide abbiamo già la possibilità dell'uomo di metamorfosi di modificare la natura, cioè l'uomo dell'Atlantide allungava i propri arti. Quindi abbiamo già una fisicità più concreta, mentre nell'antica Lemuria siamo ancora in un qualcosa che, collegato all'antica Luna, vedi, questo mio momento è un momento di collegamento al simbolo, cioè io adesso la risposta non ce l'ho, però mi sta venendo in aiuto il simbolo dell'antica Luna, perché nell'antica Luna c'è l'immaginazione. Quindi per provare a dare una risposta, io mi ricollego al fattore immaginazione, mi ricollego all'elemento acqua, mi ricollego all'astralità e mi arriva una possibile risposta, ossia che nell'antica Lemuria, non essendo ancora concretizzata la materia, perché non abbiamo ancora il simbolo del minerale che si va densificando,
vi è comunque una, diciamo, relazione fra gli esseri, che è un qualcosa che ancora ricorda lo stato di sogno. Cioè, io ti darei questa risposta, che potrebbe significare tutto e nulla, però se oggi provi a pensare allo stato di sogno, che tutti sperimentiamo, anche se in minima parte, lì non c'erano gli occhi fisici per guardare, ma vi era un rapporto immaginifico fra gli esseri. Non vi era un fisico occhio che poteva ricevere la luce dall'esterno e proiettarla verso l'interno e successivamente agire. Però proprio perché non eravamo ancora nell'epoca post-atlantica, in cui finalmente abbiamo gli uomini. Già nell'epoca atlantica vi sono degli uomini in fase in divenire, e soltanto i maestri, soltanto i famosi esseri solari che hanno portato avanti i misteri avevano una fisicità maggiore. Vabbè, qua però sinceramente mi butto dentro un pozzo profondissimo, quindi preferisco non andare avanti. Io continuo a cercare risposte, però a un certo punto, un po' per l'imbarazzo, un po' per la mancanza di autostima, mi rischio di perdermi, quindi preferisco non andare oltre. Comunque, sì, è la forza dell'evoluzione planetaria come simbolo è proprio questa, che quando tu ti interroghi sulla vita, anche soltanto guardando la natura, ti arrivano delle forze interiori che nascono da questi simboli e che ti permettono di leggere la realtà. Anche se poi dopo ti rendi conto che qualcosa era diverso rispetto a quello che tu hai in quel momento letto, però quella forza che si sprigiona e quell'impulso nell'agire ti fa fare un passettino avanti. E la prossima volta ti ritroverai con quel passettino in più a leggere la realtà, finché poi è una connessione costante. Però deve essere, tipo, quando Giorgio parla, ha una connessione costante sicuramente con qualcosa di più elevato. Si vede proprio, cioè non c'è minimamente un appunto scritto nelle sue immagini. Non so se è chiaro come cosa. Cioè noi qua quando facciamo retrospettive, siamo sempre un po' col fogliettino per farci dare una mano, per ricordare la memoria, questo e questo. Invece quando per esempio un Giorgio parla, si sente proprio che non c'è nessuno schema che sta lì e sta leggendo, ma c'è la conoscenza vivente che gli porta ciò che deve essere donato al pubblico che lo sta ascoltando. E se tu fai due conferenze sullo stesso tema, sono due conferenze completamente diverse, per come lui le dona, perché il pubblico è diverso. Infatti lui ha tanta difficoltà nell'aspetto online. Quando abbiamo fatto un paio di volte l'esperienza insieme, toglie tutto praticamente, non ha niente davanti. Lo schermo c'è solo lo sfondo del computer, perché non vuole, diciamo, è peggio che guardare... No, aspetta, sto dicendo una baggianata, in realtà... Lui non vuole vedere se stesso. Questa è la cosa che lui, a lui non gradisce quando fa le conferenze online. Preferisce evitare, insomma, si toglie da mezzo perché dice che gli viene l'ansia. Quando, infatti, l'altra sera è stato bellissimo. Si è trovato davanti a una platea imprevista, perché c'è stato lo spettacolo di Eurythmia, che sono arrivate tipo una cinquantina di persone dall'esterno, e lui non voleva salire da solo sul palco. Cioè, gli è partito un attimo di... non so come definirlo, però appena sei sul palco lo senti la voce bassa bassa, con quella sua delicatezza solita, poi a un certo punto ha incominciato a rodare, ha capito che il pubblico stava ricevendo, ha sganciato un paio di mine sull'euritmia e erano tutti felicissimi. Vabbè, lasciamo stare questa parentesi su Giorgio, che c'è quasi un amore profondo. E, al di là di questo... vogliamo provare a parlare un po' della meditazione. Vorrei capire come si è mossa in voi questa esperienza del movimento rispetto al braccio destro, braccio sinistro, gamba destra, eccetera, eccetera. Ma qualche parola, poi se vi va, Santina, forse vuoi dire qualcosa? Puoi iniziare tu? Eccomi, scusate, ma c'ho il gatto. Allora, hai tu, mi ha borsato. Vai via. Allora, per quanto... mi sentite? Ok. Per quanto riguarda la meditazione, i primissimi giorni, primo e secondo giorno che l'ho fatta, per me mi sono sentita... molto libera rispetto alla meditazione che facevo
facevamo prima, quindi meno lettura, eccetera. E questo ha creato questa domanda in me. Ma l'hai imparata subito a memoria, scusa? No. Okay. Cioè io lo sto facendo con un foglio che ho stampato e ogni tanto do una sbirciatina. Okay. E eventualmente lo faccio un po' più piano, un po' più lentamente, però seguo il foglio perché cerco di memorizzarlo piano piano, giornalmente. Okay. E quindi mi sono sentita non tanto libera, un po' più vuota rispetto a prima, perché avevamo più letture da svolgere sia la mattina che alla sera. E quindi è stato un po' così, ho detto ma chissà, farò bene, farò male, però se è così, sono fiduciosa, la faccio così. Ecco, seguo e la faccio. E poi in qualche giorno comunque ho inserito sempre, non lo so, sentivo l'esigenza, quindi l'ho letta, lo spirito colma la mia anima, quella lì che io l'adoro, mi piace tanto. E quindi mi sono sentita molto più calma. E del resto, all'inizio ho avuto, fisicamente ho avuto poco equilibrio, e da una settimana che la faccio, tipo stamattina, è andata molto meglio. Equilibrio fisico o interiore? Fisico. Poi lo stesso, però dico, fisicamente non riuscivo a stare in equilibrio, questa è la cosa. Esatto, proprio con la gamba su, con una gamba. E invece dai, concentrandomi poi sui simboli e la posizione, vado meglio, via. L'unica cosa che non ho capito, quando finiamo l'esercizio. Quando finiamo, la domanda è questa? O c'è ancora... Allora, quando finiamo, la domanda è questa. Quando noi terminiamo l'esercizio praticamente di questa settimana con i simboli e siamo giunti con le mani al cuore, e poi dobbiamo fare la retrospettiva, giusto? Ma io la sera ve l'ho fatto fare solo per fare pratica, da adesso in poi lo facciamo sulla mattina. Ah, ok, perfetto. Allora, aggiungere, è inutile questa... Devo aggiungere una meditazione che in realtà sarebbe stata quella del caduceo, ma penso che aspetteremo ancora un po'. Quindi io personalmente avrei preso il libro dal quale prendo le meditazioni, avrei fatto un passo avanti rispetto a quello che stavo facendo prima di iniziare con voi. Però andrei prima avanti su quello che è stato l'esperienza di questa settimana. Per me, io sono a posto così. Ciao Antonio! Ehi, bella gnocca! Come va? Stavi riposando col tuo bel pigiamino a cuoricini, no? C'è il pigiamino con le maniche lunghe. È luna, però ok. Come va? Allora, buona meditazione. Come? Buona meditazione. Grazie. Ciao. Ciao. Abbiamo conosciuto Anna in questi giorni, un vulcano a cielo aperto. Qualcun altro? Oscar, tu sei riuscito a farla questa meditazione? Sì, diciamo che è come ha detto la persona prima, è normale che vada avanti col foglio e c'è questa parte di ascolto dei vari elementi che diventa interessante e rimane comunque un imprinting durante il giorno.
Ok, quindi però non hai avuto difficoltà, diciamo, a impostare questo movimento unito, anzi. No, piano piano si fa, perciò piano piano più si fa e poi più si memorizza, insomma, però ecco, c'è sempre bisogno del foglio davanti. Ok. Vabbè, questa è una meditazione che diciamo si potrebbe imparare in una decina di giorni, quantomeno la parte testuale, poi dopo abbinarla al resto non è facilissimo, ma se si ha bene il testo dentro si può dare più spazio all'interiorizzazione del simbolo. Sì, diciamo non è proprio semplicissimo, ma comunque volevo farvi vivere un'esperienza prima della meditazione che faremo del caduceo, che è molto simile da un punto di vista dell'interiorizzazione del simbolo, però non è il movimento, quanto piuttosto c'è maggiore visualizzazione del caduceo. Altri punti di vista? Io, se posso, forse l'avevo anche scritto nel gruppo, rispondendo a un primo stimolo di Santina che chiedeva un po' i nostri feedback. Per me è più facile meditare in questo modo. Mi ricorda un po' alcuni passaggi appunto di euritmia, nel senso che la fatica che ho io con la meditazione, cioè probabilmente sono lenta nello staccarmi dai pensieri di chi ritira le bambine oggi, che pranzo devo fare, queste cose qua. Quindi mi parto la mattina che ho mille la lista, e quindi io riesco a meditare meglio nel movimento, perché forse questa, mentre mi muovo, che sia camminare o che sia appunto fare anche questi gesti, probabilmente mi richiede più concentrazione, dovendo anche muovere il fisico, e mi aiuta in questo stacco e quindi in questo passaggio, accelera proprio questo passaggio. E quindi è una sorta di misura per il tempo che richiede, e forse proprio perché per me è più, come dire, si accelera proprio questo processo, proprio me la sento più addosso rispetto alle fatiche proprio della meditazione, invece fatta un po' con l'idea di dire adesso trovo il momento giusto, mi isolo, leggo queste parole, le sento mie e le lascio risuonare, ecco che avviene una volta ogni 15 volte che mi metto lì a farlo. Invece in questo caso non lo so, riesce a essere più efficace, ecco. Ma la meditazione serale, quella là del giorno prima del giorno dopo, la stiamo continuando a fare. No, io quella non l'ho fatto, però è anche vero che in questi giorni, avendo avuto questo attacco di sinusite, io poi la sera sono un po' crollata, e infatti ho avuto da un lato un po' di fatica nella retrospettiva, però ho sognato tantissimo. Poi l'unica cosa che riuscivo a fare era stare seduta a guardarmi la conferenza di Giorgio sulla biosofia, e mi sono proprio avuto delle visioni sugli stati planetari. Mi si alzava la mattina che dicevo: mio Dio, se sapessi dipingere potrebbero venire fuori cose belle. Però quindi non faccio testo sulla parte della meditazione serale. Perché volevo invitarvi a fare un esperimento, nel senso che ci sta quella meditazione che si ripete sempre. Una, ce n'è una per ogni singolo giorno, e poi ce n'è una che invece riguarda tutte, diciamo, si fa come chiusura. Scusate. Che si fa come chiusura e dice: grande spirito che tutto abbracci. Dal basso verso l'alto si innalzi il mio io, possa esso presentire te nel tutto. Ecco, questa è una di quelle che si impara ovviamente prima delle altre perché si ripete sempre. A me ha fatto molto bene abbinare dei movimenti a questa meditazione, perché prima mi chiedevo come posso imparare a memoria una cosa del genere, tutte quante così diverse eppure simili, perché comunque la struttura è quella. Diciamo, il disegno del mantra più o meno lo stesso, però cambia sempre qualcosa, no? Quindi la mente va proprio in brodo di giuggiole. Allora ho detto, forse dando dei movimenti alla meditazione riesco a interiorizzarla prima. E sono partito da quella ed è rimasta l'unica che ho alla quale ho aggiunto dei movimenti. E adesso l'ho fatta, per esempio, dopo un periodo di fermo,
che non avevo, avevo messo da parte quel tipo di meditazione, e mi sono accorto che alcuni movimenti mi sono arrivati proprio in naturalezza, così come l'avevo immaginati la prima volta. Altri invece hanno cambiato un po' la forma, più o meno simili, ma comunque hanno cambiato forma. Quindi io ho la sensazione che ci siano dei movimenti che sono legati a quella meditazione, sicuramente. Se li facessimo in maniera euritmica avrebbero una loro, come dire, una loro organizzazione. La mia sfida, la mia proposta poteva essere quella di dire: perché non proviamo a creare questi movimenti solo su quella, come esercizio, non come lo devo fare perché ogni sera e così via, no, anche durante la giornata, quando c'è un po' di tempo, ci si prende questa meditazione e la si legge e la si interiorizza e si prova ad abbinare soltanto a quella dei movimenti, e magari la prossima volta potremmo portarli in dono al gruppo e vedere se ci sono degli elementi in comune, perché adesso io non ve la faccio vedere, sennò mi influenzo, però probabilmente qualcosa potrebbe ritornare e magari, ecco, trovare la formula migliore per rappresentare anche quella in forma di movimento. Non so se vi può risuonare una cosa del genere. Per me queste sono tutte strade di conoscenza che non partono dal libro, ecco, però l'ho fatto da solo per un anno, adesso che abbiamo un gruppo magari c'è la possibilità di confrontarci. Ovviamente io do sempre un impulso a fare cose, ma non è detto che dobbiamo farle, né che debbano essere soltanto queste le cose da fare. Magari può partire stesso da voi un interesse a fare un qualcosa, un esperimento, chiamiamolo così, a vivere un'esperienza diversa rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad ora. Abbiamo abbandonato un po' l'arte, quindi secondo me tra non molto dovremmo recuperarla e magari provare altri strumenti. Potremmo vedere, non so, che altri strumenti potremmo fare. I gessetti, anche sono belli, lavorare sullo sfondo nero col gessetto colorato, non so, fare qualcosa di questo tipo. Boh, la dico, tanto per dire. Comunque, se vi va, facciamo questa prova, altrimenti accantoniamo, semplicemente aggiungiamo una delle meditazioni che io avevo immaginato. Pronto per la prova? Azioni, scusa. È comodo avere lo studio in cucina. Allora, dunque, io ero arrivato alla meditazione numero 1, l'abbiamo fatta insieme. I raggi della luce, dove si guarda San Giovanni. Questa è la rosa croce che non farei in questo momento. Poi i raggi della luce. Ah, bella questa. Io non so se voi avete questo libro che è l'indicazione per una scuola esoterica. Mi sembra che vi ho inviato il PDF, se non sbaglio, nel gruppo. Se non ve l'ho inviato, magari ve lo invio, perché è un ottimo vademecum per tutte le meditazioni che dava Steiner durante le lezioni esoteriche. Rappresentazione della Rosa Croce. Anche qui però c'è questo elemento della Rosa Croce che ancora non abbiamo incontrato. Allora, c'è questa, che però sempre mattino e sera, quindi si dovrebbe aggiungere qualcosa sia al mattino che alla sera. Voi cosa state facendo adesso al mattino, quindi per andare in ordine? Vabbè, i quattro respiri, chi li fa? La lettura del calendario dell'anima, l'ottuplice sentiero e quest'ultima che vi ho dato, giusto? Santina, tu che sei la più esperta? Sì, sì, esatto. Ok, questi quattro elementi.
Vi sembrano tanti come tempo da dedicare la mattina? Per la mattina secondo me va bene. Okay, come la tempistica. La sera invece che cosa state facendo? Perché mi sono perso... Io la sera praticamente faccio l'esercizio che facciamo sempre dei cinque elementi. Okay. E poi la retrospettiva. Ok, quindi non c'è nessun mantra al di là di quello dei cinque elementi. No. Tutti. Ok. Allora, la sera non lo facciamo più, nel senso che adesso era una settimana di pratica e va bene, l'abbiamo fatto. Quindi io direi di darci questo compito, se vi va, della famosa meditazione del giorno prima per il giorno dopo, che io la continuerei proprio per tutta la settimana. Però se vi sembra troppo, lasciamo stare, facciamo soltanto l'esperimento di vedere i movimenti che si abbinano a quella meditazione, che è l'ottava o la numero zero. E ci sta questa meditazione da fare al mattino e alla sera, e è brevissima, la leggo magari così capiamo se vi piace, successivamente vi mando le foto, e dice al mattino, albeggia il sole, svaniscono le stelle, l'anima albeggia e svaniscono i sogni. Accoglimi giorno, proteggimi giorno, nella mutevole vita terrena. Questa è la mattina, la sera, quando l'essere dei mondi stellari, il mio io, nelle regioni dello spirito, rapisce nel sonno, attingo forza dall'anima, dall'operante potenza dei mondi, per tendere verso lo spirito. Questa è una che non ho mai fatto, quindi è la prima che vi leggo, ma ce ne sarebbero altre. Però voi cosa sentite? Come va? Cioè, datemi qualche feedback, perché sennò mi sembra che ho i compiti come un professorino che poi non sa bene manco la lezione. Allora, dunque, a me questa cosa che hai appena detto di eseguire dei movimenti nella meditazione mi piace molto come cosa. E riguardo alla mattina, inserire questa piccola meditazione che tu ci hai appena letto può personalmente, naturalmente, e può andarmi può starmi bene. E di più al momento no, perché ancora non ho imparato la sera a memoria la meditazione. La sera quella della sera, sì, certo. No, ma anche la mattina mi può star bene, perché dai, è molto breve, perché sinceramente io ancora non ho imparato a memoria la meditazione che stiamo eseguendo da questa settimana. Okay. E il fatto di non averla imparata ancora a memoria, ti dico la verità, e mi porta un po' di difficoltà, perché quando la so a memoria riesco a sentire anche meglio all'interno di me delle specifiche sensazioni. Ok, io però vi invito a ripeterla anche durante la giornata se volete imparare la memoria rapidamente. Sì, infatti. Aspettate le mattine, ci metterete un mese, perché nel momento in cui io cerco di imparare un testo e ci devo mettere pure l'immaginazione del simbolo e il disegno del simbolo e tutti i movimenti del corpo, la memoria non ha le forze per esprimersi. Certo, quindi, certo. La mattina falla leggendola in modo che acquisisci il movimento, durante la giornata magari te la leggi e te la impari solo la parte di testo, senza fare i movimenti, senza fare gli abbinamenti, solo ed esclusivamente la parte di testo in riferimento ai vari arti. Sì, infatti quello che tu hai appena detto è una cosa molto interessante, che non avevo fatto, ma la farò volentieri, perché allora io mi ritrovo durante la meditazione che riesco a percepire, quando ho la mano sinistra sul cuore, avverto il calore,
però non riesco ancora a fare entrambe le cose, ad avvertire anche il simbolo. Faccio un po' fatica proprio in questa cosa, no? A pensare alle parole da dire e ad avvertire il simbolo. Questa è la cosa dove faccio più fatica. Poi per il resto fisicamente mi ci trovo molto bene. Ecco, volevo dire questo. Comunque grazie della cosa che hai appena detto, perché proprio non avevo riflettuto su questo, invece penso che sia l'unico modo per farla proprio nostra. Io così ho fatto, cioè nel senso, diversamente significa rimandare la possibilità, oppure se lo fai la mattina fallo almeno 3 volte. Cioè se una cosa la vuoi imparare, soltanto nella ripetizione sistematica e nel ritmo puoi acquisirla. Quindi o ti dai degli appuntamenti fissi, e sarebbe un ottimo esercizio di volontà, durante la giornata in cui ti dici mi prendo questi 5 minuti anche solo per leggermela e collegarla ai vari arti, e poi mi fermo senza mettermi là, seduta, minuti in attesa che qualcosa accada. Non come forma di meditazione, ma come esercizio di memoria, appunto, e basta. Perfetto, grazie a voi. La cosa è, la sera, non avendo nulla, dobbiamo aggiungere una meditazione per accompagnare la retrospettiva, quantomeno per inserirci nella dimensione in cui poi la retrospettiva può, come dire, accomodarsi e svolgersi. Quindi adesso sì. Non abbiamo nulla la sera e dobbiamo inserirne una la sera per forza. Se non è questa che ho letto adesso, ne possiamo inserire un'altra, non lo so. Io ne avevo mandata una nel gruppo Anime Senza Voce di Steiner alla sera, presa dal testo che hai preso tu. Anime Senza Voce? Anime in Cammino, scusami. È bello sto fatto, però che ti è confusa. Sì. Inviata quando? Ed è, allora, inviata... Quando l'essere dei mondi stellari? E questo è quello che ho appena sì, letto. Sì, esatto. Quella lì. È quella che ho appena letto io. Ah, perfetto. Pensa a te. Senza saperlo, tra parentesi. Ma io, Santina, io ti vengo a trovare comunque, vengo martedì. Va bene. Anzi no, tu dici lunedì saresti di festa, effettivamente sarebbe meglio lunedì. Ah, però va bene, martedì, io domani pomeriggio sono libera in negozio. No, domani no, non ce la farò mai, di martedì prossimo. No, però basta che ci organizziamo, io sono in negozio. Ci dovrebbe avere no, un po' di tempo però, perché io verrei da Pisa, perché nel frattempo vado un attimo a Pisa a fare un servizio di una giornata, e la sera del lunedì potrei, diciamo, o partire la sera del lunedì, vabbè, poi vediamo, dai, non occupiamo spazio. Mi dite voi cosa ne pensate, mi date un feedback, così decidiamo e ufficializziamo la cosa. Se vi piace anche a voi. Se no la cambiamo. Il fatto che sia stata scelta senza volerlo da entrambi mi fa pensare che può essere giusta. Però vediamo anche loro cosa ne pensa. Va bene, mi piace Antonio. Ok, Roberto. Anche per me va bene, infatti. Bene, okay. Anche per me va bene, tutte e due, anche quella della mattina. Si può... Dai, Gagliardi. Così, la mattina ci svegliano a trovare i nostri parenti dopo 3 ore che stiamo a fare tutte le cose. Vuoi lavorare, vuoi svegliarti? Vabbè. Va bene, allora le mando subito nel gruppo in modo che non mi perdo per strada. Dunque. Fotografia numero 1 al mattino. Adesso vediamo se questa film nuova della sera mi fa sognare. Non è il momento di sognare, Santina. No, ancora no. Ancora no. Aspetta, concorrere. Ah, no, tutto bloccato, vai tranquillo. Ok, inviate nel gruppo. Queste sono le nuove meditazioni. Da aggiungere al mattino e alla sera. Bene, esercizio, come lo chiamiamo, della meditazione in movimento? Solo mattina. Ok. Scusate, mi sono fermato il naso. No, ma a parte gli scherzi, chiedo con i miei colleghi di meditazione, ma voi sognate?
Io ho sognato molto in questi giorni. Ho sognato molto e anche dei simboli che avevano un certo significato per me, quindi ma stavo durante il seminario, stavo proprio... Non ho capito se la sera dobbiamo tenere anche quella del giorno prima o del giorno dopo. Io ve lo do come consiglio, ha chiesto Angela, se tenere anche quella del giorno prima o del giorno dopo. Io lo faccio, quindi siate liberi di scegliere se lo volete fare oppure no. Io però lo sto facendo perché... diciamo, mi aiuta proprio ad entrare nel ritmo della settimana con ancora più intensità. E tra parentesi, andrebbe fatta, vabbè, non lo dico perché sennò ci perdiamo. Che ci stavamo dicendo prima che iniziasse a parlare? Ah, dei sogni, sì. Sì, ho sognato, ma stavo durante l'evento, forse è stato anche quello che mi ha aiutato. Ok, io direi che ci siamo. Voi cosa ne pensate? Mi farebbe solo piacere se Oscar ci accomodasse al sonno con qualcosa. Allietaci con una melodia che ci concilia al sonno. Volentieri, ma io ho sentito nelle registrazioni che, diciamo, nella parte sonora... Sì, non è che si senta molto bene, insomma, e perciò, diciamo, distrugge un po' tutto quanto, però posso farlo e speriamo che si senta meglio adesso. Ok, proviamoci, dai. Ciao, Angela. Never mind me more. In a home. We are home. Grazie. Ok. Allora ci salutiamo e ci dà appuntamento a lunedì prossimo. Ci confrontiamo nel gruppo rispetto a quello che ci siamo detti e
Grazie per non aver mollato la presa e spero non la mollerete fino alla fine. Buonanotte a tutti. Ciao.